Ora che è freddino, Simon, vero? Sì. Sarebbe il caso di scaldarsi magari menando le mani, Giorgia, stai bene? Ma sì, intendevo menando le mani davanti allo schermo, magari in compagnia del picchiaduro più atteso dell'anno, Street Fighter 5. Dopo un'attesa piuttosto lunga, il nuovo capolavoro di Ono e compagni è finalmente disponibile su PC e PS4. È tempo di rispolverare i vostri arcade stick. Street Fighter 5, disponibile su PlayStation 4 e PC, rappresenta l'apoteosi della filosofia di un genio del gaming come Yoshinori Ono. Capcom ha creduto nella sua visione e nella sua capacità di dare nuova linfa, non solo ad una serie, ma anche ad un intero genere. Ecco le novità. Partiamo dal roster, per ora composto da 16 personaggi, ma che diventerà ancora più corposo nel corso del 2016. I moveset sono stati rivisti e arricchiti. Nuovo il timing per la concatenazione degli attacchi. Street Fighter V diventa così più permissivo, ma non per questo meno stratificato e avvincente per i pro player. Il cambio di marcia sul versante gameplay è fornito dal V-System, che manda in pensione alcune dinamiche del recente passato. V-Skill, V-Reversal e V-Trigger scompaginano le vecchie proiezioni offensive e difensive in maniera netta, aprendo così incredibili scenari tecnico-tattici. Sul versante estetico, il ricorso all'Unreal Engine 4 ha concesso un colpo d'occhio davvero vertiginoso, che celebra in maniera eccelsa un character design senza paragoni. Direi che Capcom questa volta si è superata. Un must che apporta sensibili cambiamenti, però, a quanto visto nel quarto capitolo, basti pensare al V-System. Siamo sicuri però che dopo un po' di partite anche i giocatori professionisti apprezzeranno. Stilisticamente poi è davvero ineccepibile. Il publisher giapponese ha poi promesso nel corso dei mesi un corposo supporto via DLC. Insomma, Street Fighter V, una leggenda a cui è impossibile resistere.